minuti dal Pala Ercole di Policoro. Un saluto da Daniele Barone e Daniele Mennini. Napoli contro l'Impus Roma, la finale della Coppa Italia del calcio a 5. Venerdì in semifinale hanno battuto rispettivamente il Genzano e l'L84. Quanta passione, quanta gente, 2000 gli spettatori che si sono radunati stasera al Pala Ercole per vedere quale sarà tra Olympus Roma e Napoli Futsal la vincitrice della Coppa Italia 23-24. Comincia la partita. Volo attaccato, Borruto ci arriva, fermato Borruto, vuole rimettersi in piedi, Cutrupi vuole scappare via, fermato anche lui, Salas contrattacco Napoli, Borruto segna subito, Borruto 1-0, sono passati appena 45 secondi, il 9 segna sempre. Il corpo a corpo tra Salas e Marcelinho, lo vince il paraguaiano, palla dentro Mancuso, occasione d'oro per il Napoli. Isgro, il contrattacco dell'Olympus, Isgro tira, De Gennaro risponde, Fortino la sponda dietro Marcelinho, Marcelinho tira, De Gennaro ancora si allunga e devia e pareggia, pareggia l'Olympus, qui De Gennaro non bene sul tiro di Demas, 1-1, rimessa proprio per Edimar Antonio Oliveira dos Santos, Fortino al volo, Marcelinho è lì, palla per Tres, si salva De Gennaro. Mancuso, un mismatch fisico ovviamente. Passa Mancuso, va ancora sinistro e c'è gol! C'è gol di Mancuso! C'è gol di Mancuso! Non trattiene Ducci e il Napoli torna davanti con Diego Mancuso. La testa di Tendi! Borruto, palla profonda per De Luca, arriva ancora rapidamente Borruto che vuole passare, Fortino lo atterra, secondo giallo per Fortino, rosso, rosso, sta grandinando sull'Olympus Roma. Salas, De Luca si avvicina, Bolo dentro Mancuso, palla respinta, Bolo ancora gol! Napoli 4-1 con l'uomo in più. Nonostante il balzo felino, Ducci non riesce ad arrivare. Finisce il primo tempo al Pala Ercole di Policoro. La finale di Coppa Italia al momento è tra le mani del Napoli che vince 4-1. Si ricomincia la finale di Coppa Italia, la 39esima edizione. Salas. Saponara, sta arrivando ancora De Luca che alza il pallone, troppo, e se ne va oltre la traversa Marcelinho, Biscossi, giocata e poi la porta rimane vuota, Marcelinho, Marcelinho suona la carica per l'Olympus, 4-2, cerca di giocare di boa, riparte Borruto, De Luca, De Luca, De Luca, De Luca, Borruto! Ancora il morso del Cobra, 5-2. Palla nel mezzo, respinge Borruto, poi ancora Marcelinho, la palla passa! Ancora Marcelinho è l'uomo della speranza per l'Olympus, 5-3. Gabriel sbaglia, Bolo, la porta è vuota, Bolo 6-3, il Napoli spinge ancora e si avvicina alla fine con 3 gol di vantaggio. Tres si accentra, Tres destro deviato, Dimash, direi che è finita. Direi che il Napoli vince la Coppa Italia 23-24.
24 vince 6-3. Il Napoli potrà alzare la Coppa Italia del calcio a 5 italiano. Adesso è festa, festa piena per gli azzurri. Il Napoli ha vinto. È arrivato il momento, la coppa nelle mani di Perugino. Il Napoli Futsal è campione della Coppa Italia 23-24. Con queste immagini, con i Queen, con Daniele Mennini, con Pietro Mazzara, Daniele Barone vi ringrazia e appuntamento su Sky Sport con i grandi match del Futsal italiano. Grazie Dani. Grazie a te Dani. Buona serata.